della squadra? Partiamo da due bei tartufi e siamo in mezzo ai cuochi quest'oggi qui a Palazzo Collicola Arti Visive, perché anche la gastronomia è cultura e arte in molti casi. Siamo con il presidente della Federazione Italiana Cuochi Umbri. Presidente, che cos'è questo show cooking? Ma non è altro che una presentazione dei nostri prodotti locali. Ovviamente, come sapete, con il Festival di Spoleto abbiamo messo in mostra per i nostri commensali questa sera il nostro oro di Umbria, dall'olio, dai salumi, il tartufo, la pasta col farro e anche carne di suino, perché noi ci abbiamo molti allevamenti allo Stato Bravo. Qui insieme ai colleghi questa sera abbiamo preparato del penne a tartufo, abbiamo delle chinelle di ricotta con il guanciale croccante, dopo abbiamo anche qui il team manager che ha preparato degli ottimi e squisiti piatti, Antonio Falcone, che è qui con noi questa sera. Salve. Che ha preparato un coscio di maiale cotto a bassa temperatura, di lenticchie e verdure croccanti. Da dove venite? Un po' tutta l'Umbria. Ah, tutti da siamo l'Umbria. Sì, Perugia, Cascia, Terni, Narni, Gualdo, Lucera. L'Unione Regionale. È l'Unione Regionale che raccoglie un po' tutta l'organizzazione dell'Umbria. Quindi sicuramente questa sera con tutti questi cuochi si mangerà molto bene. Infatti noi la bravura, ma i prodotti che sono essenziale il prodotto. L'eccellenza. È l'eccellenza della regione e rispettando anche la stagionalità dei prodotti. Bene, allora non c'è che ringraziarvi, augurarvi buon lavoro e buon appetito a voi. E grazie, grazie. Grazie a voi. Grazie. Arrivederci. Adesso niente, c'ho fame. A questo punto c'è quello da fare, esatto. Il buon Leonardo ovviamente come sempre. C'è questo odore di tartufo, sta svenendo, quindi scenderemo ora in piazza Collicola, vedremo cosa succederà, perché come sapete qui è tutto improvvisato, ma il bello e il divertente di questa trasmissione è proprio l'improvvisazione. Grazie, a fra poco. Vai. Eccoci di nuovo in collegamento con Social Festival 60. Questo pomeriggio a Palazzo Collicola, vi ricordiamo tra l'altro la mostra delle arti visive del direttore Marziani, quindi sempre immersi nell'arte e nella cultura in questi giorni. Ma ecco che arriva una macchina per caso, perché è il momento degli sponsor, come tutte le trasmissioni che si rispettino, salutiamo i nostri sponsor, quindi per caso vediamo che arriva Marco Marchesini. Tommaso Leonardo, incredibile, che come mai in piazza Collicola? Facevo un giretto, avevo pensato che è un po' di fresco in cielo. Bene. E incontro voi due. Visto, e senti, ma sbaglio, è nuova questa? Questa è nuova, questa è proprio nuova. È un modello nuovo di Fiesta. Quindi questa è la nuova Fiesta? Certo, proprio quella nuova. Quella nuova. Quella che... Che uscirà? Quella che uscirà fra un po', e ci abbiamo adesso in anteprima per il festival in Francia. Ok, e uscirà nel mese di? In settembre più o meno, mo faremo qualche evento durante il mese di agosto. Diciamo che intanto questa è poi, ecco, per tutti gli amici di Social Festival. Bene, in anteprima. Casualmente stavamo qui. Ma senti, le caratteristiche di questa nuova macchina rispetto magari a... È bella, dai, Romano. Basta. È bella. È sufficiente. Bene, ma la vedo un po' più grande, forse. Vedere. Certo, prego. Mangia le caramelle. Ecco, la potete osservare all'interno. È pure pulita, Beh, è pulita, a me la possibilità, è abbastanza. Oltre ad essere nuova... Vediamo la regia Leonardo Perini, quindi questa nuova Ford, questa che cilindrata è? Questa è 1200, benzina 1200. Non lo so, no, 1100. Facciamo una precisazione, esatto. Perché lui non ero preparato, ecco. Siccome non era una siccome cosa preparata, per caso, era un per caso, ok, e non ero, questa è 1100, di sorpresa, 1100. Bene, quindi sarà possibile vederla anche in concessionario. In questi giorni sì.
Finché dura Social Festival, Festival 60 ci avremo anche la macchina. Bene, quindi dopo chissà. Ricordiamo a tutti questa volta Marco Marchesini, lo salutiamo direttamente in diretta e mandiamo i saluti anche a Alessandra. Esatto, che se no dopo Social non sia mai. Anche perché ieri sera lei ha salutato Marco. Marco, vero, esatto. Vero. Esatto. Allora, visto che ci siamo incontrati per caso, all'interno della macchina per troviamo caso. Sempre per caso casualmente le palette. Queste coincidenze, eh? Ho lasciato le palette stamattina in macchina, quindi è il momento della paletta. Salutiamo Marco Marchesini. Grazie. Senti, ma qualcosa del festival, hai visto qualche spettacolo? Sì, oggi ho visto spettacolo di Bob Wilson, interessante, e altre cose, adesso tutto molto molto interessante, devo dire. È piaciuto bene. Davide, sicuramente è una cosa bella. Possiamo dire che sia un bel festival. Siamo soddisfatti, siamo soddisfatti. Sì, ci siamo visti un po' le cosette. E poco non è. Niente non è, come si dice a Spoleto. A Spoleto. Grazie Marco, è il momento delle palette. Ciao! Frantoio Settini, a Colle del Marchese e l'olio extravergine d'oliva. Supermercato Tigre, Viale Trento e Trieste. Venite a degustare le nuove specialità offerte e proposte dallo chef Alfredo Santovito. Enoteca Il Mio Vinaio, in Piazza del Mercato, da Andrea e Filippo, vasta selezione di vini. Caffè degli artisti, colazioni, pranzi, aperitivi, cena dopo cena e chi più ne ha più ne metta. Tuttoggi.info, pubblicità occulta. Autopama. Sempre noi. Sempre loro. Quindi concessionario Ford e Kia a Santo Iodo, potete osservare la nuova Fiesta che uscirà a settembre, quindi potete capitare anche all'autosalone. Eden Blue, il centro benessere a San Brizio. Vuscom, l'azienda gas del tuo territorio. Tommasino, notte e Tommasino giorno, da 80 anni al servizio del cliente per esaudire i suoi desideri. Tommaso Biondi, 392-037-3901. Per esaudire i vostri desideri. Anche quelli più nascosti. Ma che ne sai? Vabbè, a parte gli scherzi, www.tuttoggi.info, la pagina Facebook di Tuttoggi, hashtag Social Festival 60 e ci vediamo domani. Ciao ciao, buona serata.